questa giornata continua, guardate che meraviglia alle nostre spalle, questo fermento, ci sono Ivano De Matteo, cioè uno dei protagonisti del film, il film è appena finita la proiezione, ci sono stati degli interventi brillanti, il tribunale più grande d'Europa ha aperto le sue porte oggi in questa giornata, ne parliamo col presidente perché insomma dobbiamo dire la verità, come sta andando? Benissimo, per me è una giornata splendida. Sta avendo molto successo, vedo i ragazzi entusiasti che partecipano, ma non solo i ragazzi, perché anche tutti i tutor, vedo magistrati, tutti i colleghi felicissimi, il personale ugualmente che partecipa con grande impegno, veramente una bella giornata. Dica la verità, potrebbe essere la prima di una lunga serie, perché no? Ah, io spero di sì, certo è un po' impegnativo, organizzarla. Forse più di una l'anno non si può fare, mi sa. Però io spero sempre che si possa andare anche noi di più nelle scuole o avere occasioni, non so, all'esterno, a volte vede con queste proiezioni nei cinema. Bravo. Ecco, un intervento che possa più dare contatto tra magistrati e studenti, ragazze, e far capire quali sono le problematiche familiari e poi comunque la legalità. Questo film di stasera, che pur parlando dei problemi dei genitori e figli, incomunicabilità fra genitori e figli, però adombrava tutto il problema della legalità, anche la scelta di un padre se denunciare o meno il figlio, quindi. Ho notato che lei, oltre che insomma di rappresentanza nel suo ruolo istituzionale, è stato anche molto preso dalle domande, e quindi complimenti per la sua partecipazione, perché si è messo in mezzo ai ragazzi a postulare domande ai nostri protagonisti. Era una bella occasione. Grazie. Grazie a lei. Perfetto.